Maria Giovanna, un'ultima domanda. Voi siete le figlie della carità fondate da San Vincenzo de Paoli. Ecco, pensa ecco, che nel vostro motto vincenziano ci siano degli elementi, delle tracce per cui, diciamo così, che sono idonei a Maria per diffondere meglio il suo messaggio, perché è un ordine magari che accoglie in maniera particolare il messaggio mariano. Un'ultima domanda, intimissima, quanto è diffusa oggi, almeno per quello che ne possiamo sapere, la medaglia miracolosa e quanti pellegrini, turisti, o meglio ancora quanti devoti veri, insomma, per quello che si può sapere, frequentano oggi la cappella? Perché la Madonna ha scelto Caterina Labouré per apparire, per affidarle questo messaggio della medaglia. È un mistero anche per me, dico, ha scelto Caterina. Caterina intanto diceva che la Madonna l'aveva scelta perché lei era ignorante, lei non era istruita. La scelta perché voleva servirsi di lei come strumento per diffondere un messaggio. Noi, figlie della carità di San Vincenzo de Paoli, come ho detto prima, abbiamo delle virtù da praticare: umiltà, semplicità, carità. E San Vincenzo ci diceva che nella meditazione non dobbiamo fare, non dobbiamo cercare delle cose difficili da cui partire. Lui diceva bastava partire da un'immagine. Questa immagine, io credo, è proprio la medaglia miracolosa. Perché? Perché la medaglia è chiamata la Bibbia dei poveri, perché i poveri magari anche a quel tempo non avevano una grande istruzione, attraverso la medaglia potevano comprendere tutto il messaggio della redenzione, tutto il significato del rapporto tra l'uomo e Dio. Caterina è stata fedele al messaggio, ha insistito per quanto ha potuto per ottenere ciò che la Madonna le ha chiesto. Poi mi ha fatto un'altra domanda. Quanto è diffusa la medaglia? La medaglia è diffusissima. Non so se dire a milioni o a miliardi, perché noi l'abbiamo sempre con noi. Però ci sono dei giorni particolari in cui la medaglia viene diffusa a tutti quelli che arrivano. Il 27 novembre prossimo. Ogni 27 novembre si celebra la memoria di questa apparizione. Ci sono messe a tutte le ore e a tutte le ore vengono distribuite queste medaglie. Ciascuno la prende con tanta fede e con tanta devozione. Non perché la medaglia è un portafortuna, noi lo diciamo sempre, non perché è un talismano, ma perché la medaglia significa tanto. L'altro giorno ho parlato con una signora che io avevo incontrato nell'andare da Parigi in Italia e abbiamo fatto un viaggio insieme nella navetta che portava da Parigi a Beauvais. Questa signora mi ha raccontato la sua storia. Mi diceva i problemi che aveva in famiglia, i dolori in cui si trovava a vivere in rapporto alla famiglia, ma anche per altri problemi. Sono
Sono 2 giorni fa e lei è venuta per ringraziare la Madonna perché aveva ricevuto una risposta a quello che lei aveva chiesto. Dice: Sor Maria Giovanna, mi sento commossa. Quella medaglia che lei mi ha dato, perché io portavo delle medaglie, quella medaglia che lei mi ha dato la porto sempre con me come sacra. E quando ho qualche timore, qualche paura, qualche agitazione, prendo la medaglia e la medaglia mi conforta. Allora io dico, anche sensibilmente, questa medaglia trasmette pace e serenità. Quanti sono quelli che vengono? Noi non li contiamo, non abbiamo un registro dove si firmano, né un registro che raccoglie tutte le grazie spirituali che la gente riceve. Però ci sono dei momenti particolari. Durante la settimana si celebra la messa alle 8, alle 10 e mezza, alle 12 e mezza. Le messe sono sempre molto molto frequentate. Ogni giorno ci sono a disposizione i confessionali, perché anche la riconciliazione è importante in questo pellegrinaggio alla Cappella della Riduba. Ci sono sempre i sacerdoti dalle 9 alle 12 e dalle 2 e mezza alle 18, tutti i giorni a disposizione e sono sempre molto frequentati. Il martedì è un giorno in cui la cappella rimane aperta tutta la giornata, perché gli altri giorni, dall'una e mezza alle 2 e mezza, si chiude per la pulizia dell'ambiente, perché è frequentata da gente che viene dappertutto, da tutto il mondo. Il martedì ci sono messe e celebrazioni mariane in continuo, compresa l'adorazione. Ed è commovente vedere dopo la recita del rosario, durante l'adorazione, come le persone rimangono in silenzio, in ginocchio, magari prostrati per terra al centro della navata, per chiedere grazie, per dire grazie al Signore per tutto quello che ci offre. È un luogo sacro. Tutti quelli che vengono trovano una risposta, anche se non una risposta di guarigione fisica, hanno una risposta di guarigione spirituale, di consolazione, di serenità, di pace. Escono dalla cappella con lo sguardo trasformato. È molto bello. Grazie a Maria che si fa mediatrice presso di noi, per noi, per ottenerci la gioia del cielo, del Padre, che ci vuole tutti salvi, che ha mandato Gesù perché salvasse tutti gli uomini. E lui ci salva malgrado le nostre debolezze, malgrado le nostre resistenze, che a volte poi cedono alla grazia e torniamo a casa più sereni. Grazie. Grazie a voi.